Ciao a tutti, qua con un video oggi faccio un brevissimo video perché volevo parlarvi velocemente di un pan di Spagna pronto che ho trovato a Eurospin. Il pan di Spagna in questione è della marca Mascagni e io per caso l'ho trovato appunto da Eurospin perché dovevo fare una torta con un po' di fretta, quindi non avevo tempo di fare un pan di Spagna da zero. Quindi ho trovato questo qui da Eurospin e l'ho preso, però devo dire la verità che all'inizio non avevo nessuna speranza, nel senso che non mi piaceva la consistenza, era molto molto friabile, infatti sono dovuta stare molto attenta perché si sarebbe rotto nel viaggio se non prestavo attenzione, si sbriciolava sicuramente. Quindi appunto con pochissima speranza ho cominciato a farcirlo. Già quando l'ho tagliato ho visto che era di una buonissima qualità perché era sì friabile però non si sbriciolava completamente. Purtroppo non ho né video del pan di Spagna quando l'ho comprato e nulla perché non avevo assolutamente intenzione di fare un video perché appunto come dicevo pensavo che non era di una buona qualità. Però siccome è buonissimo e mi sono trovata veramente molto bene mi fa piacere comunque segnalarvelo. Qui sul canale ho fatto già un altro video di recensione di un altro pan di Spagna, vi metto il link nella piccola pallina qui sotto nell'info box e devo dire che questo qui di Mascagni è sicuramente di qualità superiore all'altro. Quindi appunto appena l'ho tagliato mi sono subito resa conto che era comunque molto buono perché sono venute delle belle fette, ho fatto tre strati, sono venuti appunto non fini ma insomma tre brei strati, non si sbriciolava completamente ma si tagliava molto bene. E aveva anche una certa corposità. Purtroppo lo vendono in questo sacchetto di plastica senza nessuna protezione. Infatti, come vi dicevo, durante il trasporto dovete stare molto attenti perché potrebbe rompersi e sbriciolarsi. Ha sulla superficie una crosticina che però non è appunto dura, ma è abbastanza friabile e molto buono anche quello. Una volta bagnato è molto soffice, però appunto non si sbriciola, non cede e non si sbriciola, ma mantiene bene l'umidità e non perde neanche il liquido, magari nei giorni successivi lasciato in frigo. Assolutamente trattiene benissimo durante la bagna. Anche quando sono andata poi a ricoprirla con la panna sopra, non, ho riscontrato quel fastidiosissimo problema che si sbriciola la parte superiore e quindi si unisce alla panna e risulta comunque una panna con tanta piena di briciole che è appunto super antiestetico. Invece in questo caso ha mantenuto bene anche la parte superiore nonostante l'avessi bagnata. È molto soffice, appunto super alveolato, comunque si vede che è ben lievitato. Io l'ho trovato nella versione tonda, ma credo che esista anche quella quadrata e l'ho pagato 3,70 € all'Eurospin e sono 500 grammi. Purtroppo, come dicevo, non ho né foto del pan di Spagna quando l'ho comprato e soltanto quello appunto nella torta. Comunque spero che questo video vi sia stato utile e appunto se magari dovete fare una torta e non avete tempo, questo pan di Spagna ve lo consiglio assolutamente. Fatemi sapere questo commento se voi l'avete magari già provato o se lo proverete. Vi mando un grosso bacio, alla prossima, ciao!